Bene, poche cose, no? Direi partita bella, maschia. Noi abbiamo giocato con grandissimo carattere, abbiamo fatto un'ottima partita. Peccato veramente per pochi dettagli, anche dettagli tecnici, anche un paio di episodi che ci sono girati male su una partita che si è risolto sull'ultimo possesso a 6 secondi dalla fine, naturalmente hanno fatto la differenza. Ecco, è stata una partita maschia ma correttissima, lo continuo a dire, in campo si gioca veramente, volano le botte e tutto, ma con una correttezza esemplare e bella. Poche cose, ecco, naturalmente noi abbiamo fatto molta fatica negli ultimi 5 minuti, credo che sia stato un arbitraggio veramente di altissimo livello, credo che abbiamo fatto solo la differenza, veramente un paio di contatti, Vignali lontano dalla palla, quindi anche poco importanti, che però hanno portato Brindisi senza bonus nell'ultimo minuto e noi naturalmente non abbiamo tirato neanche un libero nell'ultimo quarto. Questo è un altro piccolo particolare che ha fatto la differenza, seppur non cose clamorose, ripeto, un arbitraggio veramente di alto livello. Niente, noi abbiamo la testa altissima, abbiamo la consapevolezza che possiamo fare un'altra grande partita, addirittura meglio tra 2 giorni e basta, tutto qui. Ma glielo ho già detto, giocare con gli stessi attributi che abbiamo messo in campo oggi, sistemare un paio di cose, giocare con maggiore durezza negli ultimi 5 minuti, e soprattutto quando il livello fisico si alza così tanto, e basta, e giocare quello che abbiamo fatto per tutta la stagione. Assolutamente sì, soprattutto dopo una partita come questa. Una battaglia come sapevamo, come era prevedibile, sarà così ovviamente anche lunedì, però ovviamente è chiaro che siamo contenti di questa vittoria perché siamo 2-1 e abbiamo dimostrato che ci siamo, che abbiamo voglia, che vogliamo provare a fare di tutto. Sappiamo che sarà un'altra battaglia durissima, però anche stasera grande carattere, sotto di 8 a 8 dalla fine mi sembra. Siamo riusciti a rientrare e 8 punti con un punteggio così basso sono tanti, non è un 6-8 punti che finisce 85-80, su un punteggio così basso fare, essere sotto di 8 e vincere la partita penso che sia stato bello, molto bravi ragazzi a riuscire a invertire il risultato e invertire il ritmo che abbiamo preso loro. Hanno fatto un paio di sciocchezze in difesa all'inizio dell'ultimo quarto che appunto li aveva riportati a più 8, però ribadisco, bravi a finire bene, con grande intensità in difesa, con qualche giocata in attacco bella, con la schiacciata di Roy grazie al fatto che tutti hanno toccato la palla, quindi con ottimo lavoro di squadra. Devo dire che stasera bello perché viene fuori la squadra un'altra volta, questa è la cosa importante, non c'è stato solamente uno stasera che ha fatto i 30 punti o i 25 punti. Sono, però anche quelli di Marcus che non so quanti ne abbia fatti, sinceramente non ci ho guardato, però è sempre frutto di qualcosa che gli altri gli hanno permesso di fare, quindi stasera la squadra ha dato una risposta corale importante. Abbiamo un appuntamento lunedì sera e consapevoli che sarà difficile perché sono veramente una squadra molto buona, però siamo qua carichi, pronti a cercare di cogliere l'occasione se saremo bravi. Noi tutto l'anno abbiamo lavorato molto sulla continuità, che è quella che anche in gara 1 ci è mancata poi alla fine, no? In gara 1 che è successo? Non abbiamo avuto continuità, che è stato un po' il nostro problema dell'anno, perché abbiamo fatto partite a volte bellissime, altre partite in cui magari giocavi 20 minuti e 20 brutti, oppure 35 minuti e 5 brutti, come in gara 1. Stasera secondo me abbiamo fatto qualche errore, però siamo rimasti 40 minuti con la testa nella partita, a differenza anche di gara 2, dove nel terzo quarto abbiamo mollato un attimo. Siamo rimasti con la testa nella gara per 40 minuti, questa è stata la nostra forza, quindi se questo processo di maturazione deve arrivare adesso, ben venga, perché questo era il nostro problema principale, la continuità, la durezza mentale, di cui abbiamo parlato tante volte in conferenza stampa, se ricordate. Quindi credo che in questo momento è stato importante la forza mentale della squadra nel riuscire a mantenere concentrazione 40 minuti. E devo dire che il pubblico stasera ovviamente si è sentito tanto, perché è stato molto caloroso e quindi questo ha sicuramente aiutato la squadra a mantenere un ritmo importante. Sarà una battaglia, ve lo dico già adesso. Venite.
lunedì sera portateli il metto tutti quanti, portateli il metto perché sarà veramente durissima. Credo che alla fine quella partita sicuramente è stata particolarmente dura da digerire, però ci ha dato anche la possibilità di crescere e di capire per l'ennesima volta che bisogna giocare 40 minuti. È stata una partita, devo dire, difficile da digerire, ripeto, però abbiamo fatto tesoro delle cose giuste e abbiamo messo in campo per 40 minuti due volte, direi quasi 40 minuti due volte, le cose positive. Abbiamo avuto un'amnesia in gara 1 di quello che ci accade ogni tanto e invece abbiamo avuto grande continuità in gara 2 e soprattutto in gara 3. Dobbiamo mettere veramente 40 minuti di grande continuità nella testa adesso.